Intanto buongiorno a tutti e ringrazio davvero il Presidente dell'Ateneo che ci ospita, il Presidente Carraro dell'Ordine degli Ingegneri per questo invito a partecipare oggi a questa giornata importante e che ci dà l'opportunità di aggiungere a quel resoconto così articolato e dettagliato che abbiamo avuto degli aspetti tecnici ed esecutivi del progetto di questa nuova opera pubblica, anche il punto di vista della tutela. E che in un contesto come quello di Piazza San Marco, particolarmente complesso e di grande delicatezza, ha dovuto confrontarsi con il tema del cambiamento. Cambiamento che qualsiasi opera, qualsiasi intervento produce in modo diretto o indiretto sulle fabbriche e sul contesto in cui le fabbriche si inseriscono. A Venezia e a Piazza San Marco in particolare, il cambiamento inteso come rinnovamento, come modifica di un'immagine urbana consolidata, ha trovato nel tempo spesso forme di resistenza. Emblematico è il caso noto, stranoto, del campanile di San Marco, il crollo del campanile, la sua ricostruzione avvenuta secondo la logica del dov'era e com'era, e una scelta maturata in tempi anche molto brevi, forse in assenza di un dibattito culturale ampio, ma sembra proprio rappresentare questo bisogno di mantenere saldo il rapporto con la storia, il rapporto con il passato, questa necessità di ristabilire una condizione di equilibrio in un luogo come quello della piazza, in cui un intervento traumatico, un cambiamento traumatico, quello del crollo del campanile, era stato turbato. Oggi i cambiamenti climatici, di cui abbiamo sentito parlare ampiamente dall'ingegner Calpostrini, producono un incremento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni mareali, con il rischio concreto della perdita irreversibile della materia dell'architettura. I marmi della Basilica, in un tempo relativamente breve, nell'arco degli ultimi 5 anni, hanno avuto un rapidissimo accelerazione dei processi di degrado, e così ce lo raccontano in una dettagliata e articolata relazione i tecnici, gli esperti e i restauratori della Procuratoria di San Marco, e con il rischio anche per la stabilità di alcune membrature architettoniche. E dunque la costruzione di un diaframma trasparente, di un diaframma in vetro a pochi metri dalla muratura della Basilica diventa una inevitabile necessità. Un'inevitabile necessità per consentire la protezione di questo prezioso monumento. Il progetto che è nato da una prima idea della Procuratoria, che si è poi sviluppato attraverso processi successivi, ha avuto appunto un'evoluzione, uno sviluppo nella ricerca di soluzioni tecniche e anche di dettaglio in grado di coniugare quelli che fossero il tema, diciamo, principale della funzionalità idraulica e della stabilità strutturale della barriera, che evidentemente aspetti a cui la barriera è chiamata ad assolvere in primis, ma anche il tema delle relazioni architettoniche in una ricerca della massima compatibilità con il contesto architettonico. All'impegno manifestato da parte dell'ente proponente, il provveditorato, che proprio per la complessità e la delicatezza del tema si è fatto carico di proporre e sviluppare più di un progetto e con variazioni e modifiche a questo, ha corrisposto anche un impegno, un'attenzione e direi un senso di responsabilità da parte degli enti
che hanno verificato e valutato questi progetti. La soprintendenza ha ritenuto, vista la complessità della situazione, la delicatezza dell'intervento, di acquisire anche il contributo da parte dei comitati tecnico-scientifici per il tramite della direzione generale, proprio per avere una visione più ampia anche rispetto alle necessità della tutela. Ma questo non ha comportato rallentamenti, anzi sono state prodotte in tempi rapidi le risposte, che sono maturate in un'ottica di bilanciamento di interessi anche diversi, ma che hanno posto come elemento di centralità la necessità e l'urgenza di garantire dei presidi certi per la tutela della Basilica, per evitare futuri ulteriori danneggiamenti della Basilica stessa. E per quanto riguarda gli aspetti, per quanto riguarda i criteri di valutazione che sono stati assunti, è stato ritenuto prioritario l'aspetto della temporaneità di questa struttura. E una struttura che è legata quindi a tutto un sistema strutturale di altri interventi di cui abbiamo sentito parlare a livello urbano di protezione dell'insula, a livello territoriale della messa in funzione del MOSE, da cui questa struttura, questa nuova opera dipende, e da questo dipende la sua temporaneità. E per quanto riguarda non solo, ne aveva parlato prima anche l'ingegner Campostrini, la barriera, elemento di forza, questo sì, di questa nuova struttura, è quello di assolvere una doppia funzione. La barriera protegge rispetto agli aspetti di tenuta idraulica, ma lo stesso, la barriera è un sistema di protezione rispetto alla pressione antropica, e mantenendo distante un accesso diretto alle strutture della Basilica i visitatori, per evitare il rischio non soltanto dell'usura ma anche del danneggiamento da possibili atti vandalici. E questo ha consentito di rimuovere questo sistema di transenne metalliche, sicuramente di indubbia invasività, e quindi di conseguire un'azione di riordino e di riqualificazione complessiva del contesto. Per quanto riguarda gli elementi architettonici, la barriera si compone sostanzialmente di due elementi, i pilastri metallici e le lastre in vetro. E dunque la semplicità del disegno, il dettaglio costruttivo, la qualità e la durabilità dei materiali sono stati ritenuti dei requisiti fondamentali per conseguire un livello di qualità di un'opera che inevitabilmente si trova a relazionarsi con le strutture della Basilica. La collocazione dei pilastrini, la loro distribuzione, è stato un elemento particolarmente su cui la soprintendenza ha posto particolare attenzione, in quanto elementi interferenti visivamente con le strutture della Basilica, nella ricerca quindi di un rapporto invece di corrispondenza con la stessa. La prima soluzione del progetto definitivo prevedeva degli intervalli tra i pilastri sostanzialmente regolari, e in cui la distanza era misurata attraverso il piede veneto, utilizzato come unità di misura che regola le geometrie della piazza. E questa soluzione aveva l'indubbio vantaggio di garantire una regolarità nel ritmo della posa dei pannelli, ma tuttavia mancava invece di una relazione evidentemente con le strutture della Basilica. Il progetto esecutivo sviluppa una soluzione che invece cerca di trovare delle forme di corrispondenza, delle forme di relazione con gli elementi costruttivi, gli elementi architettonici di una fabbrica di fronte alla quale questa nuova struttura viene direttamente posta. E quindi i pilastrini vengono, li vedete qui, sono spostati, vengono
messi in corrispondenza degli elementi e delle colonne, ritenuti gli elementi più significativi, evidentemente in una logica anche di sintesi, ma per ridare un ordine che sia un ordine legato a una corrispondenza con la basilica stessa. Ancora, i pilastrini sono stati la forma, la dimensione e le caratteristiche materiali di finitura di questi elementi sono stati anche questi oggetto di discussione in corso d'opera, in particolare perché la direzione lavori ha messo a disposizione per tutti questi elementi una serie di prototipi attraverso i quali poter verificare a scala uno a uno quale fosse l'impatto e studiare nel dettaglio anche elementi di minima, perché effettivamente queste strutture sono delle strutture molto lineari, molto semplici, in cui quindi è proprio il dettaglio che individua degli allineamenti rispetto tra gli elementi che fa la qualità di queste strutture. I pilastrini che erano stati studiati dal progetto con una sezione variabile appositamente per essere più snelli e quindi ridurne l'impatto, e hanno dovuto poi in sede esecutiva confrontarsi invece con le difficoltà del mercato, difficoltà aggravate anche dalla situazione contingente e sanitaria e emergenziale, che quindi ha costretto a una revisione di questo disegno e riportando i pilastri in una forma più regolare, un cilindro, un semplice cilindro, e più facilmente realizzabile e quindi anche più facilmente reperibile in questo tempo sul mercato. E la modifica e la variazione della dimensione di questi pilastri rispetto a quelli del progetto definitivo, però, è stata compensata una distribuzione dei pilastri più rada, quindi un numero decisamente minore di pilastrini installati a beneficio della realizzazione di lastre di vetro molto più grandi, che garantiscono in qualche modo una smaterializzazione visiva della barriera rispetto alle strutture architettoniche che le stanno dietro. Altro elemento di valutazione importante sono i pannelli di vetro. Il vetro è un materiale sì trasparente, ma quando parliamo di lastre di vetro che hanno una... Cosa è successo? Scusa, che succede? Come si spegne? Qua? No. Qua? Ecco. Vabbè. Ho toccato qualcosa di troppo, ecco, non tocco più niente. Allora, quando parliamo di lastre di 3,5 cm di spessore, ecco che il vetro inizia ad avere una sua materialità tale per cui rischia di non essere così trasparente e così immateriale come ce lo immaginiamo. Quindi sono state utilizzate delle lastre di vetro extra chiaro che effettivamente invece dimostrano una grande trasparenza. E altro elemento rispetto alle vetrate è stato quello che è oggetto di valutazione anche su sollecitazione dei comitati tecnico-scientifici, che avevano evidenziato la possibilità del riflesso di queste grandi lastre, soprattutto in relazione al loro orientamento rispetto alla luce solare, come un problema da verificare attentamente e valutare sulla base di campionature a grande scala. Questi pannelli sono stati vetrati, sono stati quindi anche trattati con un trattamento antiriflesso, e abbiamo potuto esaminare in loco la differenza fra questi due pannelli. E contrariamente a quanto forse ci attendavamo, alla fine è stato selezionato il pannello senza il trattamento antiriflesso, perché è stato verificato che il trattamento riduceva ma non annullava completamente l'effetto di riflessione, ma per contro invece produceva un'alterazione cromatica degli oggetti visti attraverso la lastra, e quindi è stato preferito mantenere una
eventualità di riflessione del vetro, ma avere invece questo effetto completamente chiaro di trasparenza della vetrata. Oltretutto il trattamento antiriflesso è un trattamento che viene fatto in laboratorio in fase di produzione delle vetrate, che comporta incrementa la porosità delle superfici, rendendo quindi più necessaria l'azione manutentiva. La manutenzione di queste opere è un altro di quegli aspetti importanti che sono stati attentamente valutati, proprio perché la manutenibilità di un'opera è garanzia poi di una sua mantenimento, di una sua qualità. Quindi alla fine sono stati selezionati i vetri non trattati antiriflesso. Ancora un altro elemento che è stato oggetto di valutazione sono stati gli elementi in trachite della pavimentazione. I masegni storici non potevano più essere riutilizzati perché interferenti rispetto alle strutture metalliche della barriera, quindi sono stati opportunamente ricoverati e sostituiti con delle lastre nuove. E la scelta delle lastre non è stata anche questa operazione semplice, sono stati prodotti tanti diversi campioni e valutati per composizione, per cromia, per lavorazione superficiale, e sono stati esaminati sia nell'effetto asciutto che bagnato in relazione con la pavimentazione storica, e alla fine è stato scelto una tipologia di trachite che certamente garantisce il requisito della riconoscibilità dell'intervento di aggiunta fatto al di sotto della barriera e mantiene tuttavia un rapporto di continuità con la pavimentazione storica. E l'intervento credo che sia abbastanza positivo, anche se non completamente riuscito, in quanto conosciamo tutti le difficoltà nel reperimento della trachite oggi, anche di tipologie di materiale diverso, e soprattutto perché la pavimentazione storica presentava una variabilità cromatica da zone a zone molto diverse, per cui la volontà di utilizzare un unico tipo di materiale per l'integrazione, che diventasse il materiale riconoscibile come materiale di integrazione, ha evidentemente trovato poi il limite di potersi armonizzare bene in tutte le zone, in tutte le parti della piazza. E infine l'ultimo elemento, diciamo, di attenta valutazione è stato quello del rapporto con le strutture storiche della barriera nel punto di partenza e nel punto di chiusura, ovvero in corrispondenza del Palazzo del Patriarcato e del Tesoro di San Marco. In particolare, in corrispondenza del Tesoro, i rivestimenti marmorei con le lastre del fronte ovest del Tesoro e la presenza di questa panca in marmo risultavano essere degli elementi interferenti e che impedivano in qualche modo la chiusura e la tenuta idraulica della barriera, per cui sono stati richiesti degli approfondimenti e certamente progettuali per poter trovare la soluzione di minori invasività rispetto alla costruzione del tesoro e di massima conservazione del materiale. Alla fine, grazie appunto a questa attenta rivisitazione progettuale, gli elementi delle lastre che non sono state smontate, trattate ma non sostituite. Gli unici elementi di sostituzione, temporanea ovviamente visto il carattere di temporaneità della barriera, sono quelli della panca, della saduta, che naturalmente essendo attraversata dalla barriera avrebbe dovuto essere segata, e quindi è stato preferibile smontarla, ricoverarla per l'uso futuro e sostituirla con nuovo materiale delle stesse caratteristiche dell'esistente, che possa ricomporre figurativamente quello che è la situazione della panca e senza un danneggiamento della materia antica. Ecco, quindi per concludere, adesso che l'opera è stata portata a termine, che anzi è già stata sperimentata nella sua
corretta funzionalità, è indispensabile garantire e mantenere un continuo controllo e monitoraggio non soltanto degli aspetti di funzionalità idraulica, ma anche della buona conservazione dei materiali che compongono le componenti architettoniche e costruttive, affinché venga garantito un effettivo livello di qualità e quel livello di qualità e di decoro che tutte le opere, tanto quelle antiche quanto quelle contemporanee, esigono per un'effettiva tutela di un contesto straordinario come quello di Piazza San Marco e dei suoi valori. Grazie.